Oggi vorrei condividere i miei due cent su un fatto di cronaca molto grave, molto importante. Mi sto riferendo a quel ragazzo che ha ucciso il gatto. Sono stati fatti tanti video su questo tema, tanti video dove è stato lapidato il ragazzo, dove è stato giudicato, dove si è parlato di questo. E io non voglio unirmi al coro, non è la mia intenzione, avete già detto tutto, non c'è nulla da aggiungere al riguardo. Però vorrei partire da questo evento per fare una riflessione, per portare a una nuova consapevolezza. Ci sono sempre state persone che non si sono fatte problemi in questo senso. La cosa terribile è che oggi, al pari di una serie di regole e leggi del governo che servono a tutelare gli animali proprio da questo tipo di esperienze, emergano sempre più persone, più facilmente ragazzi, che compiono questi gesti pubblicamente. Cioè non hanno paura a mostrarsi, non hanno paura di farsi riconoscere. E io non credo che sia per ignoranza, perché pensano che tanto, cioè anzi sì, forse pensano tanto non mi possono fare niente, ma non credo sia che non sanno che ci sono delle leggi al riguardo. E quindi questo è un messaggio molto più profondo, un messaggio a più livelli. Un primo livello è quello di dire sì, so che ci sono delle leggi, ma tanto so che non mi potete fare niente. E quindi è un po' un segno del fatto che oggi le leggi ci sono, ma non servono a niente, servono solo per i coglioni che le seguono. Io sono più furbo e quindi faccio quel cavolo che mi pare, tanto non puoi farmi niente. Questo è il pensiero che probabilmente ha abitato quel ragazzo e che notoriamente abita diverse persone. Il secondo aspetto è che sì, quello è un ragazzo, ha commesso un atto indicibile, ma la colpa siamo sicuri che sia sua? O forse la colpa dovrebbe ricadere, come quando si tratta di stupro o di violenza, su tutta la comunità? Perché il problema qua è che manca un qualcosa alla radice, manca un qualcosa di importante a livello di comunità, mancano una serie di valori. E potremmo dire che oggi nel 2024 probabilmente il valore imperante, se così possiamo definirlo, è quello della violenza, è quello della cattiveria, dell'aggressività. È quello del io sono più forte di te e quindi ti schiaccio. E sai perché dico questo? Perché questo lo possiamo vedere ogni giorno nelle nostre vite. Non solo da parte dei ragazzi, dei giovani, ma degli adulti. Siamo noi a non essere un esempio per questi ragazzi. Siamo noi a trasmettere queste idee, queste convinzioni, queste credenze ai ragazzi. E loro semplicemente le manifestano nella loro purezza, in maniera esponenziale, in maniera libera. E allora, secondo me, va bene indignarsi per queste cose, ma non basta. Non basta, bisogna comprendere il messaggio che c'è dietro a quel gesto. Che cosa ci sta dicendo? Che cosa ci sta raccontando? Prima di tutto di noi. E possiamo incominciare a porci delle domande. Che cosa possiamo fare noi affinché queste cose non avvengano più? Perché è molto facile, come diceva quel tale, vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non riconoscere la trave nel nostro occhio. Ma se un ragazzo ha una pagliuzza che è già diventata una trave, prova a immaginare che cosa abbiamo noi. Iniziamo a essere più consapevoli della nostra vita, del nostro modo di agire, di quello che diciamo, di quello che pensiamo, perché è lì la radice del male che sta venendo fuori. Poi probabilmente sarà perché siamo nel Kali Yuga, in questo periodo di trasformazione, di caos, di distruzione. Sarà questo il motivo. Ma mi auguro che da questa distruzione un domani possa originarsi qualcosa di nuovo, che non significa qualcosa di più bello, più evoluto, positivo, perché non è detto, ma speriamo che sia così. Ma affinché avvenga, siamo noi i mattoni di quella nuova realtà.